Salve a tutti, sono Emanuele Crava, benvenuti a questo nuovo video su Fai da te. In questa occasione volevo presentarvi un oggetto per grattarsi la schiena o comunque un oggetto per arrivare dove le mani non riescono quando c'è del prurito. Ecco. E niente, è stato fatto con una forchetta del legno di kiwi e delle cordicelle di finta pelle che avevo in giro. Ecco, molto semplice, adesso vi farò vedere come è stato prodotto. Per quanto concerne il legno di kiwi, come ho già spiegato in passato, me lo faccio consegnare al momento della potatura, poi pulisco internamente con un filo di ferro, diciamo. Scusate. Dopodiché viene scortecciato con della carta vetrata e niente, rimane molto, molto liscio e gradevole al tatto. Ovviamente molto leggero perché dentro è vuoto. In questo caso praticamente sarebbe la prolunga della forchetta. Per quanto concerne la forchetta, molto semplicemente l'ho mossa due o tre volte e poi si è spaccata in due parti. Ecco, e dopodiché ho inserito, immaginate ovviamente come in questo caso che sia liscio, praticamente ho inserito le due parti all'estremità facendo dei taglietti a V, cercando consiglio di fissare molto bene perché poi potrebbero muoversi le estremità appunto della forchetta. Ecco, e successivamente, operando sulla parte che di solito si utilizza per infilare il cibo, i rebbi, praticamente con delle pinze. Ovviamente questo pezzo non c'è, con delle pinze ho piegato dando la forma che più mi andava. Ecco, quindi infilati i pezzi della forchetta nel legno, incollato bene il tutto, ho così, più una cosa estetica che funzionale, però tiene anche meglio. Ho utilizzato questa piccola cordicella in finta pelle per dare un aspetto estetico un po' più accattivante e ripeto, contestualmente anche tenere un po' meglio diciamo, l'inserimento dei due pezzi della forchetta. Come ho detto in precedenza, qui ho dato una forma così che pensavo fosse migliore, se non altro perché ho allargato verso l'esterno le punte in modo da prendere una parte maggiore. Ecco, dopodiché l'ho dipinto con della vernice a base di cera per dare questo effetto lucido. Ho passato anche della colla per fissare bene il tutto. Ok? Grazie a tutti, alla prossima.